mi sa che siete tornati in Italia. Ritorno a casa, sì. Questo è il giro delle scuole. Sì, praticamente era consuetudine praticamente delle pattuglie alla fine del ciclo di fare il giro delle scuole di volo, così, giro di propaganda per motivare un po' le giovani leve, insomma, no? Per fare un po' di pubblicità. E quindi abbiamo fatto il giro da Pomigliano per l'Accademia, Lecce, le scuole della Sardegna, Amendola, insomma, tutte le scuole di volo praticamente ci siamo passati. Un giro romantico. Chissà dove eravamo qua. No? Azoto liquido. Questo è Gianni Orlando. Questo è il monumento al marinaio. E questa è la colonna terminale da Via Appia. Siamo a Brindisi. Questo è l'aereo di Picasso, questo sono io. Gianni Orlando, dopo quanto tempo andò via dall'aeronautica? E me lo andò via abbastanza presto e feci un periodo di tempo all'Alitalia, ma con scarso successo, diciamo. Poi mi mise sul locale. Il Night, quella roba lì. E poi andavo a finire a fare il pilota d'Agnelli. Siamo sempre nel giro delle scuole, praticamente. Un anno facevate l'addestramento, l'anno successivo. Facevamo un anno nazionale, diciamo. Abbiamo fatto il secondo anno internazionale. Chi è qui? Questo è Baschirotto, altri ripresi in volo. Un po' di Manfrina, dai, così.
Invece da sotto, bello a Romana, meraviglia. Qui siamo, mi sai, verso Napoli, da quelle parti là. Faraglioni, questo è Napoli. Si vede dei panni stessi. O Vesuvio, era bello. Questa è ripresa dalla televisione, ti rendi conto? Cicerone, Gianni Orlando, le prove del distintivo. Questo l'aveva disegnato tua moglie. Nel paese. Disegnato non l'avevo mai eseguito. Queste qui, tutte lettere che io ho intagliato da un foglio di compensato. Ce l'ho ancora. Ma è vero che vi dovevate chiamare Tornado? All'inizio sì, ci siamo chiamati, Tornado, le prime, diciamo, le prime uscite, adesso non mi ricordo per quanto tempo, ma non per molto. Perché infatti abbiamo anche il patch Tornado fatto dalla signora, no? Perché inizialmente dovevamo chiamarci così. Picasso Mura, come crucifisso. Picasso non è mai cambiato, Anche eh. Dopo Cicerone, no. 20 anni era uguale. Quando avete lasciato questo aereo qui per passare ad altri dopo parecchio tempo? L'F abbiamo lasciato sempre nel 64 quando abbiamo preso il 104, più o meno, insomma, E quindi è stato uno dei primi del 104. sì, diciamo che i primi, che furono? I primi furono, non mi ricordo se Ghedi o la solita quarta. Sai, la quarta era sempre un po' nell'occhio del. Dello Stato Maggiore, no? Sempre nel. Però insomma sì, praticamente diciamo a distanza di pochi mesi. Non te lo che andammo a fare il corso in Germania, a Jever, sul mare del Nord, un freddo della. In luglio andavamo a letto vestiti. C'è un freddo della Madonna, ma sì. Quanto ha durato il corso? Anche lì.
Il corso è durato, boh, è durato un paio di tre settimane. Noi c'eravamo Paolino Pettella come istruttore. Ma c'eravate il T, c'era già il T, 104 T c'era. Dunque, F mi sembra si chiamasse, che era il biposto, era un biposto, ma il primo tipo. Ce l'avevano i tedeschi, noi non ce l'avevamo ancora, non c'era ancora il ventesimo gruppo che faceva i passaggi. Mi sembra che fosse F. Inizialmente dovevamo chiamarci Tornado. Chi decise per i getti tonanti? Questo non me lo ricordo. A parte il fatto che c'è quasi da vergognarsene. Okay. No, vabbè, insomma, voglio dire, era un nome un po'... Tornado è un nome... Sì, un po' esotico, diciamo, insomma. Getti tonanti è già più consono al tipo di lavoro, al tipo di aeroplano. Tornado, sì, un po' da John Wayne, insomma. Esiste la mascherina fatta da lei in Panalenci. No, perché te mi portasti il disegno. Sì, vabbè, d'accordo, lo fece Villani, mi sembra. Con la scritta Tornado. Perché Villani era un bravo... era anche pittore proprio, faceva un bravo disegnatore. Poi l'hanno realizzato in pelle, perché Panalenci, insomma, era una cosa... Vedi com'è stabile questa cosa, avevamo imparato alla fine. Finisce così.